Eccoci qua, ben trovati. Siamo in erboristeria dal nostro amico erborista Claudio Tardelli. Ciao Claudio, buongiorno. Buongiorno. Senti, di cosa ci parli oggi? Oggi vi parlerei del frassino. Il frassino. È un bell'albero. È un bell'albero, sì. Molto decorativo, tra l'altro entra in tutte le tradizioni mitologiche, antiche. Mitologiche addirittura? Sì, addirittura, sì. È una pianta considerata, era considerata quasi pianta sacra in alcune culture. E la cosa interessante di questa pianta è che praticamente tutte le parti hanno proprietà medicinali, dalle radici che sono diuretiche a le foglie e i fiori che hanno sempre un'azione diuretica antinfiammatoria. Ah, quindi si utilizza tutto, sì. è tutto si buono. Si utilizza così, anche la corteccia dei giovani rami di 3-4 anni. Rispetto alle altre parti ha una caratteristica di essere ancora più antinfiammatoria, addirittura. Molto interessante in situazioni infiammatorie articolari, e anche però le foglie e i frutti sì, praticamente sì. Sono vediamolo, sì certo, alziamolo, eccolo qua, questo è il frassino. Bene, allora le foglie e i frutti hanno un'azione antinfiammatoria, eliminano gli acidi urici, hanno un'azione antigottosa, cioè contro la gotta. Ah. Sono sudoriferi e anche blandamente lassativi. Blandamente lassativi. Quindi aiutano a muovere un po' l'intestino e anche questo contribuisce all'azione depurativa, disintossicante di questa pianta. Certo, certo. Un'altra parte che è molto utilizzata sono le gemme. Le gemme? Sì, le gemme praticamente nella solita forma di gemmo derivato, cioè un macerato glicerico in acqua, alcol e glicerina, vengono utilizzate come drenanti renali, epatiche e anche articolari. Si usano praticamente tutti gli usi che abbiamo citato delle foglie, e in più hanno un'azione sul fegato, sui calcoli biliari e sul colesterolo. Ma questa è una pianta magica, il frassino. È una pianta con qualità notevolissime. Notevoli, In più le cortecce in particolare, ma anche le altre parti, hanno anche una leggera azione antipiretica, cioè abbassano la febbre. Abbassano addirittura la febbre. Se volete vi do la classica ricettina. Certo, siamo qui apposta. È interessante per reumatismi, artriti, infiammazioni articolari, rigidità articolari. Edemi per la gotta come diuretica. Allora, frassino foglie e frutti 20, betulla foglie 20, spireol maria 20, ribes nigrum foglie 20, vergadoro le sommità fiorite 20. Di questa miscela praticamente per questi usi il modo migliore probabilmente è un 4-5 cucchiai di erbe, 1,5 litri di acqua, mettere al fuoco e portare a ebollizione. Fare bollire qualche minuto, spegnere, coprire e lasciare 20 minuti e filtrare e bere durante la giornata, possibilmente tutta? Fuori dai pasti. Tutta. 1,5 litri. Che poi tutta. In realtà non rimane 1,5 litri, ma rimane poco più di 1 litro. Comunque, cioè, già abbastanza. Sì, però è già abbastanza. Già abbastanza. Però è utile berla in una quantità importante, una tazza al giorno è insufficiente per avere un effetto veramente importante. Importante, va bene. Allora, noi ti ringraziamo anche questa settimana, ci vediamo la prossima settimana. Grazie ancora qui da Tenerboristeria. Grazie mille, ciao, grazie per averci seguito. Bye bye.